del Raton a EICMA, prima volta per te? Prima volta per me, prima volta, sì. Poi dopo questi due ultimi anni di pandemia che siamo rimasti chiusi, sono veramente contento di essere a un evento come del genere. Senti, io sono un fan di X Factor, quindi ti seguo sempre, quindi come sta andando questa stagione? Beh, sta andando abbastanza bene, io ho l'ultimo sopravvissuto nella mia squadra, quindi la competizione si sta facendo molto calda in questo periodo, però dai, finger cross. Ma voi giudici, sì, vi volete bene? Siete amici? Perché ogni tanto bisticciate un po'. Allora, noi giudici ci vogliamo molto bene, è un ambito familiare, però come in ogni famiglia ogni tanto c'è il fratello maggiore o il fratello minore che fa dispetti e quindi qualche litigata si fa. Senti, cosa vuol dire un evento come questo che ritorna finalmente in presenza? Voi l'anno scorso siete stati tra i primi, tra l'altro, a far tornare il pubblico, sì, quando avete fatto la stagione dell'anno scorso. E comunque avere il pubblico, avere... la vicinanza delle persone è sempre una cosa ovviamente migliore. Cosa significa secondo te EICMA in questo caso, un grandissimo evento come questo che finalmente torna a far sentire le moto con mano? Allora, era fondamentale ritornare a un evento del genere, soprattutto perché le persone ne avevano bisogno. Io penso che dopo questi due anni si è manifestata una necessità, infatti lo vediamo con i risultati, è strafollato ed è fantastico che sia così, anche perché le connessioni, per quanto ci sia la tecnologia a nostro favore, comunque vanno fatte fisicamente. È proprio una necessità di cui dovevamo colmarla e sono contento e vi faccio i complimenti perché ci siete riusciti alla grande.